siamo un po' dietro le quinte da questa presentazione di un evento ormai che conosciamo tutti, però è bello ritrovarsi ogni anno. Come vedi questo evento? Vedo una grandissima opportunità, intanto per la disciplina, quindi per il tennis, e poi direi anche perché tutti questi momenti di aggregazione sono importantissimi per una comunità, e ancora a maggior ragione adesso che siamo proprio bisognosi di riprendere, di stare insieme. E quindi c'è anche il fatto che gli impianti sportivi sono nati per fare attività, però anche come momento di intrattenimento, di spettacolo, sì, e quindi vanno in relazione, quindi vanno vissuti per quello, e credo che questo sia veramente un grande connubio tra sport, spettacolo e momento di ritrovo per i gardonesi, che secondo me è proprio una... Sì, ma infatti non soltanto per i gardonesi, perché certo, visto che siamo qui siamo ovviamente fuori della città di Brescia, però certo, invitiamo, perché dobbiamo secondo me promuovere di certo più la presenza della gente, che adesso si può venire, quindi sarebbe certo l'ideale. Bellissimo. Poi anche molto più fresco della città. Assicurato. Posso testimoniare. Sì, adesso sto vedendo, vedi il bello della diretta, come dico io, sto vedendo che Ines sta arrivando. Oh. Però, per chi non ti conosce, ti presenti velocemente il tuo ruolo. Sì, sono Tiziana Gaglione, delegato CONI di Brescia. Infatti, io lo sapevo, però volevo che se qualcuno che mi segue ti vede, sa chi sei. E adesso, vedi, ci diriamo, eccola qua. Prego. Buona continuazione. Grazie a te. Va bene, grazie di essere venuti di nuovo anche quest'anno a questa presentazione. E do la parola subito a Ines Prandelli, presidente, perché aspetta il presidente a dare il benvenuto a tutti quanti e ricordare quello che stiamo facendo. Prego, Ines. Ecco, buonasera a tutti e grazie per la vostra partecipazione. E come appunto facevo l'introduzione, è vero, è passato un anno, già l'anno scorso si paventava questa collaborazione con la Scuola Rossi e quest'anno finalmente si è verificato l'evento tanto atteso. Difficile il compito che la Scuola Rossi ha preso in carico, però con la nostra collaborazione speriamo che veramente il nostro centro tennis di Gardone Valtrompia possa avere uno sviluppo, una riapertura di quello che era il tennis un momento. Questa occasione del Memorial è sempre una bella occasione di ritrovo e di vedere delle belle cose che erano partite durante questo evento, e ce l'abbiamo messa tutta per un poco tempo organizzare, perché come sapete il circolo era un attimo chiuso e ci sono stati lavori di manutenzione fatti appunto dal maestro Rossi e dai suoi collaboratori, con l'aiuto anche del supporto del comune, e cerchiamo di proseguire su questa buona strada, insomma. Ti ho seguito nel tuo discorso, logicamente questa possibilità di avere un torneo sul nostro territorio è importante anche per cercare di avvicinare di più anche il cittadino comune qui allo sport. Del resto sono i campioni che il riferimento di ogni disciplina sportiva. Sì. Portare degli atleti che sono dal 18, numero 18 Italia, ai 50, vuol dire avere una qualità agonistica di primo piano che crea interesse e facilmente come fa lievitare l'entusiasmo dei bambini che frequentano scuola tennis e frequentano il circolo. Infatti, parlando di scuola tennis, te con la tua collaborazione, la sinergia che avete con questo circolo. Il mio intento è quello di divulgarlo all'Alta Valtrompia. Sì. Ci stiamo inserendo in 3-4 località come Coglio, Bovio, Pezzate e Gardone, proponendo tennis a livello propedeutico. A distanza di 2-3 anni cominciano a emergere i primi risultati, i primi incontri mirati all'agonismo, al confronto e alla conoscenza tra le realtà locali. Tu comunque il tuo fortino non è questa zona, tu dove sei? Il tuo club? Il club direi che io
do come associazione un servizio a tutta la provincia, quindi mi trovate Iseo, Orzinuovi, Borgo Satollo, Brescia. Bonzano, Brescia. Hai un bel staff, eh? Sì, sì, sono tutti ragazzi e insegnanti usciti dalla scuola stessa, quindi hanno la stessa passione di partenza. Fondamentale. E l'indirizzo finalizzato alla crescita dei ragazzi, non solo sportiva. Infatti. E vediamo di seguirli nel loro percorso formativo. Il gioco sportivo ha dei contenuti, ha dei valori che ti rimangono impressi per tutta, la vita. Quindi questo è l'augurio che io faccio ai tennisti, ma a tutte le discipline sportive in generale. Trovare degli operatori che questo sappiano divulgare, che vivano di passione, che si rinnova di anno in anno. Grazie. Per quanto riguarda la promozione di questo torneo, comincia questo sabato 23 e va avanti tutta la settimana, quindi diamo appuntamento alla gente qui. Sì, le qualificazioni si svolgono settimana prossima, sì. E sono rivolte ai terza e quarta categoria, ma è già secondo me un discreto tennis, sì, sì, come sì. Partenza. E le eccezioni giustamente poi parteciperanno. Varranno nel weekend, sì. Nel weekend con la seconda categoria. Buona continuazione, profe. Grazie. Ciao, ciao. Grazie.